secondo te, che abbiamo visto entrare in campo una squadra che aveva controllato agevolmente la Juve Stadio nel primo, poi c'è stato un blackout. Sono d'accordo, è inspiegabile, perché secondo me, come le vittorie, le sconfitte vanno analizzate con equilibrio, con lucidità. Il primo tempo è stato un dominio assoluto nostro, quindi abbiamo smontato quello che era la loro caratteristica di palleggiare, non le abbiamo permesso di palleggiare, erano molto aggressivi. Abbiamo sbagliato qualche rifinitura, però direi in totale controllo della partita, perché comunque direi 1-0 meritato senza subire niente. Poi termino il secondo tempo e mi sono raccomandato di alzare il ritmo, perché la Juve Stabia è una squadra che non molla niente, perché questa categoria è così, e ho detto di partire noi forte, di ragionare 0-0, di lavorare bene su queste bastonate lunghe che praticamente facevano, e invece in 4 minuti abbiamo regalato la partita a Juve Stabia. E questo non deve capitare, perché una squadra come la nostra deve saper approcciare meglio. Per noi era fondamentale dare continuità di risultato, e poi dopo sotto 2-1 siamo andati in difficoltà, pativamo tanto le seconde palle, ho cambiato, ho messo secondo quello che erano le mie idee da fare, cercare di mettere più ritmo alla partita con gente di gamba, più fresca. Ci sta che qualcuno è calato, però ecco, non siamo riusciti a riacciuffare almeno il pareggio, e abbiamo preso, secondo me, li ho rivisti, due gol che non siamo, cioè due gol evitabilissimi, perché comunque marchiamo male dentro l'area e dobbiamo stare molto più attenti, quindi aspetta a me lavorare ancora tanto, ma lo so, ma c'è da lavorare anche se avessimo vinto, e mettere a posto un po' di cose. Dispiace molto, perché tutti noi volevamo dare continuità, ripeto, soprattutto in casa. Non ci cerchiamo nessun tipo di alibi assoluto, accettiamo la sconfitta, prendiamo le cose positive e dobbiamo migliorare le cose negative. Scusa, hai detto che abbiamo marcato male, non è la prima volta che succede, c'è qualcosa di particolare che dimentichiamo, tra virgolette, quando ci sono alcune situazioni? Ma siamo in parità numerica, non siamo in, allora il primo una respinta un po' corta, centrale, non avevo detto di loro venivano su queste seconde palle, dovevamo respingere lateralmente, questa era la raccomandazione, la preparazione della partita, però poi c'è stata una spinta centrale, hanno raccolto questa palla, sono andati sull'esterno e il primo gol, siamo tutti a marcare ma ci facciamo anticipare, no? Quindi non siamo messi, ci siamo come uno contro uno, ma non siamo messi bene come presa di posizione, questo intendo, e c'è da lavorare tanto. E il secondo gol, c'è un 2 contro 1 e uno dei difensori esce a fare un 3 contro 1 inspiegabilmente, poi c'è uno scarico dentro l'area, siamo in inferiorità numerica e non marchiamo. Quindi questa è una cosa che dovrò sicuramente mettere a posto con il lavoro, perché comunque i difensori, cioè, venivamo da una partita e da partite comunque fatte bene, ma anche primo tempo, cioè voglio dire, cioè, inspiegabile, cioè, 4 minuti abbiamo buttato una partita, cioè, i gol si possono prendere nel calcio, per carità, però voglio dire, noi abbiamo una difesa forte, una difesa che anche se c'erano delle defezioni, delle assenze, ma io non cerco le arbitri, cioè, noi veniamo da una partita a Modena fatta bene, senza rischiare niente, un primo tempo fatto bene, comunque con dove eravamo aggressivi, e quindi io ho detto che questa è la categoria nostra, però questa è la categoria dove non si può mai abbassare la guardia, mai. Purtroppo poi avevamo anche il tempo di recuperare, perché non è che abbiamo perso 4-1, e invece non ci è mancata il guizzo, la stoccata là dentro per cercare di riprenderla. La prendiamo, la sconfitta l'accettiamo, si passa anche da qui,
Purtroppo però dobbiamo assolutamente eliminare questi blackout, eliminare queste disattenzioni che poi mettono le partite, da che un primo tempo non c'era nessuna avvisaglia di pericolo, hai perso la partita. Mister, Modena, voglio dire, si era visto una stampa che aveva avuto anche la forza di colpire, no? Nel momento giusto, e andava tutto molto bene. Cioè, oggi, forse dopo il vantaggio, psicologicamente qualcuno si sentiva già di aver vinto la partita, cioè sarebbe una cosa anche pericolosa, no? Molto pericolosa, perché io tra primo e secondo tempo ho detto tutto l'opposto, ma non è che dicendo questo, voglio dire, io ho detto le cose, boh, no, qui è chiaro che il responsabile sono io, ok? I miei ragazzi non me li tocca nessuno, però bisogna anche capire e maturare velocemente. Capito? Bisogna maturare velocemente, perché non, questo sarebbe un ragionamento molto pericoloso che a me non piace assolutamente. Cioè, noi non dobbiamo sottovalutare neanche gli amichevoli che facciamo in settimana. Cioè, figurati se possiamo sottovalutare la Juve Stabia o le squadre che arriveranno, perché questa categoria è fatta così. Io l'ho fatta, è fatta così. Non puoi assolutamente abbassare la guardia contro nessuno, ok? Perché anche a Modena, no? Basta che ti rilassi un attimo, prendi 3-1. E dopo il calcio, le partite vengono riaperte, quindi è una lezione che è dura, no? Dura, che impariamo a testa alta, l'accettiamo, siamo qui, sono qui a dirvi che la lezione la impariamo, però bisogna velocemente, ecco, maturare sotto questo punto di vista, perché poi in squadra ci sono tanti calciatori che conoscono bene questa categoria, tanti l'hanno vinta e non solo una volta, quindi il messaggio mio è questo qui. E quindi ripeto, adesso con grande lucidità, serenità, siamo tutti dispiaciuti, però adesso stacchiamo un po' di giorni e poi martedì ricominceremo a lavorare. Mister, ovviamente c'è, cioè, la sconfitta è dettata soprattutto appunto da questo ingresso in campo, da questo blackout iniziale, però sui cambi chiedo come mai non ha fatto entrare Casami, visto che comunque a Modena vi aveva dato una bella scossa. Qual è stato il ragionamento che ha fatto? Ma perché ci voleva gente più tambureggiante, non che Casami non sia delle caratteristiche diverse. Modena c'era una squadra che ci aspettava, e quindi c'erano pochi spazi inserimento, ho preferito Casami a Kim Samiro, perché comunque c'era da fare più palleggio e andare a chiudere il cross. Oggi è una partita completamente diversa, di transizioni, di corse lunghe, quindi è meglio, ho scelto a Kim Samiro, perché ho visto Bellem un po' calare e ho deciso di mettere Aki e poi di inserire, comunque eravamo sotto, Seculo come mezzala offensiva, tenendo le due punte, cercando di mettere un po' di spinta sui venuti. Questa è la spiegazione. Aggiungo solo una cosa: nel finale invece, forse la cosa un po' preoccupante anche di oggi, che sono mancati magari quei giocatori che ti danno lucidità nel momento difficile. Cioè, quando, ok, è sbagliato l'inizio del secondo tempo, però mi ha detto lei c'era tempo. Lì forse se ci si è fatti prendere dalla frenesia, è mancato qualcuno che riuscisse un po' in campo a dare i ritmi giusti, magari anche nei confronti dei compagni. Me l'ho detto, è un percorso che passa anche da queste cose qui, cioè la personalità dei calciatori, noi ne abbiamo tanti in squadra, in questi momenti qui deve venire fuori da quelli più che hanno più vissuto, no? Quindi cercare di essere lucidi, noi predicavamo questo alla panchina, dicevamo che la partita era lunghissima, no? Di essere sereni, di essere tranquilli, di continuare a giocare, pensare a fare le cose che sappiamo fare. E invece non le abbiamo fatte un po' a sprazzi, le abbiamo fatte con un po' troppa frenesia, e questo non deve capitare. Ti sarà rivisto l'episodio sul contatto di tutti i finali? No, non l'ho rivisto, mi sembrava dalla panchina, poi mi sembrava un fallo netto, però poi mi ha detto che il check era subito finito, che non c'era niente. Però ripeto, non l'ho rivisto, ho visto solo i gol subiti. Posso, grazie. Grazie, buongiorno.